Il bentornato negli studi Tempo Radio a Laura Parlato, assessore di Volta Mantovana. Bentornata tra noi. Buongiorno a tutte e a tutti, anche a voi. Gli ascoltatori sono sempre invitati a partecipare alla trasmissione. Ricordo il numero per mandare sms e messaggi WhatsApp, che è il 348-3188-339. Poi la diretta streaming sulla pagina Facebook del Gazzettino Nuovo e Tempo Radio, su YouTube Tempo Radio Live 10 settembre. Allora, dunque, di cosa parliamo? Del piano diritto allo studio? Sì, le scuole dell'infanzia sono già cominciate, mentre le altre stanno per iniziare in questi giorni. E ci sono, dal punto di vista del piano di diritto allo studio, riconfermati tutti quei progetti che abbiamo già attivato negli anni passati, soprattutto per l'inglese per tutti e tutto l'anno, a partire dalle scuole dell'infanzia fino alle scuole medie, con dei potenziamenti sia in orario scolastico che pomeridiano. Le tariffe dei servizi scolastici rimangono comunque invariate anche per quest'anno e invece, appunto, per quanto riguarda questi progetti sono aumentati anche quest'anno i finanziamenti, che negli ultimi 3 anni sono praticamente triplicati, perché superano gli oltre 40.000 euro tra i progetti attivati dall'istituto comprensivo e quelli che noi come amministrazione, appunto, soprattutto per quanto riguarda l'inglese, stiamo incentivando. Quindi fra poco, nel prossimo consiglio, se riusciamo già a settembre, altrimenti in quello di ottobre, verrà approvato il piano di diritto allo studio, anche con un notevole incremento dal punto di vista della manutenzione dei lavori che sono già stati fatti alle due scuole dell'infanzia di Volta e di Cereta, e che per quest'anno inizieranno anche, per il 2019 inizieranno anche all'istituto comprensivo, con una riqualificazione energetica, di modo che l'istituto diventi a impatto zero. Bello. Bello anche perché, tra l'altro, questi effetti si vedono col tempo. Voi siete consci come amministratori, sì, che raccoglieranno i frutti altri magari amministratori, sì, magari lei sarà diventata Presidente del Consiglio, non so, di questo tipo, proprio perché si vede col tempo. Infatti stavo pensando, inglese per tutti, sta migliorando la situazione, mi stavo chiedendo, ma come mai noi italiani però siamo sempre negati? Invece non è vero, cioè quando ero bambino, per esempio, io vedevo magari un giornalista delle reti nazionali, si trovava uno straniero ed era perso. Non sapeva, cioè lui parlava l'italiano con un leggero accento romano e basta, no? Ecco, viceversa invece adesso vedi che sanno parlare, sta migliorando la situazione, e quindi appunto con l'inglese per tutti, perché il problema è proprio un limite, sì, del popolo italiano è quello delle lingue, cioè le abbiamo studiate male per troppo poco tempo. Sì, e quando usciamo dall'Italia non sappiamo comunicare se l'inglese è prettamente scolastico, cioè quello delle regole, dei verbi, della sintassi. Esatto. Mentre quello che si sta cercando di fare, appunto perché si inizia la scuola dell'infanzia, deve essere un gioco anche per i bambini, è fargli entrare le sonorità dell'inglese, di modo che imparino, non so, i colori, a presentarsi e a dire quelle due o tre paroline, però deve essere molto ludico e giocoso, anche perché questo aiuta l'assimilazione a livello proprio cerebrale. Come ci sono altre due, per esempio, categorie ancora di italiani con l'inglese, ci sono quelli che sono convinti che se parli un po' come ringhi un cane, pronunci perfetto, cioè hanno come la patata in bocca, che non capisci più niente, no. E poi quegli altri che parlano con la pronuncia italiana, because, cose di questo tipo qua, non hanno le vocali, ed effettivamente è un po' ridicolo. Sì, ancora. Abbastanza. Però le nuove generazioni presumo che stiano migliorando. Credo che ci si sia resi conto, al di là di noi a Volta Mantovana, ma ci si sia resi conto che bisogna fare qualcosina in più, e anche appunto non limitarlo all'aspetto solo scolastico, ma quello della conversazione, che poi può avvenire una volta che si esce dall'Italia, ecco, che è assolutamente necessaria. Ok, sto guardando che Volta Mantovana è il paese più sensuale della provincia di Mantova. Ah, però, grazie, ecco, ci mancava. I sensi, eccetera, sì, effettivamente, dedicato parecchio spazio a quello. Quindi, piano diritto allo studio, aumentate le offerte e resti che sono rimaste uguali. Sì, quindi sì, questo è un qualche cosa. I ragazzi sempre più spesso sono protagonisti, sono coinvolti anche nella vita amministrativa. Assolutamente, e dal nostro punto di vista è stato
un coinvolgimento ancora maggiore, perché lo scorso 24 di maggio si è insediato il Consiglio Comunale Ragazzi con la nomina di sindaca, viene da dire vice sindaca donne, ragazze, quindi, e hanno portato le loro proposte, devo dire anche molto ben strutturate ed elaborate, perché hanno fatto tutto un percorso ovviamente prima di arrivare alla creazione di questo Consiglio Comunale Ragazzi. Hanno portato le loro proposte in consiglio, in un consiglio comunale nostro, i primi di luglio. Nelle proposte più variegate, che adesso pian piano si stanno muovendo per metterli in atto, e stamattina li ho lasciati che si stavano incontrando, come le casette dei libri sparse per il comune di Volta, piuttosto che ci hanno richiesto la pista di atletica, e dato che ci sono appunto dei lavori in previsione anche all'istituto comprensivo, può essere una, l'abbiamo ben accolta perché può essere una parte di questa, di questi lavori, non di atletica, scusate, di salto in lungo, ma l'atletica è già più, fa parte dell'atletica, ma l'atletica è già più un po' più strutturata come, come richiesta, piuttosto che la giornata ecologica. Quindi hanno affrontato diversi temi loro come consiglio, e poi sono venuti nel consiglio comunale nostro vero e proprio a richiedere quale può essere l'appoggio dell'amministrazione rispetto a questi interventi e lavori che hanno proposto. E nel piano di diritto allo studio, già come l'anno scorso, sono previste delle quote di, che eroghiamo tramite l'associazione Volta per Volta, che sta affiancando, ecco, questi ragazzi nella creazione dei, delle loro proposte, e eroghiamo un contributo di modo che loro abbiano anche un budget per mettere in atto quello che vogliono mettere in atto, insomma. Allora, la casetta dei libri, poi spieghiamo brevissimamente di cosa si tratta. Io l'ho vista per la prima volta a Fossa Cesia, che è in Abruzzo, e poi l'ho vista l'estate scorsa in un comune, un paese della provincia di Potenza, per esempio, ed è una, l'ho trovata un'iniziativa meravigliosa. Quello che mi chiedo è, adesso spieghiamo che cos'è, si salveranno dai vandali, cioè chi vuole può dare un libro, no? Magari ce l'ha doppio, eccetera, lo mette in questa casetta proprio che è messa in una piazza, e poi chi vuole leggerlo se lo prende, se lo legge, poi quando l'ha letto lo riporta. Quello che mi chiedo è, con chi abbandona la propria spazzatura in giro, chi i graffitari, chi ti metti un cartello magari e te lo butta giù, eccetera eccetera, funziona anche. Evidentemente a Fossa Cesia funziona perché da anni che va, e in questo comune, provincia Potenza, ma noi abbiamo persone altrettanto civili. Quello che mi chiedo è questo. Io devo dire che abbiamo valutato molto bene con i ragazzi le location dove sistemarle, e abbiamo scelto tutte location che siano di passaggio, abbastanza protette, soprattutto quelle nel centro di Volta, che siano anche magari vicine alle zone delle telecamere, di videosorveglianza, tutto. Di modo che siano un po' più protette sia dagli atti di vandalismo che dalle intemperie, perché è vero che i due falegnami, anzi, che ringrazio le due falegnamerie che ce li hanno donate, di modo che è vero, le strutturano per le intemperie, però viste le piogge torrenziali anche che quando arrivano da noi fanno un sacco di danni, soggiorno degli uragani, È anche importante che siano in zone abbastanza protette da quel punto di vista lì, perché è meravigliosa come iniziativa. E poi ci affidiamo al buon senso delle persone. Con Laura Parlato, assessore di Volta Mantovana, ci troviamo tra un po' di minuti. Laura Parlato, assessore di Volta Mantovana, stiamo dialogando con lei nella seconda parte di Filo Diretto con gli ascoltatori. Allora, ci precisano, presumo che sia legato al messaggio su Volta Mantovana, il paese più sensuale della provincia. Casanova era metà veneziana e metà voltese. È vero, io non lo so. Devo ammettere la mia ignoranza, non lo so. Vabbè, comunque. Bello, adesso tra poco lo leggo anche, stavo guardando i vari messaggi, purtroppo molti sono criptati in questo momento, vedremo allora di
comunque tra poco dar voce a tutti quanti gli ascoltatori. Per lei, assessore, la scuola è un punto di riferimento, grazie, ecco, questo legato appunto al piano diritto allo studio. Mi fa molto piacere come genitore il modo in cui coinvolgete i nostri figli, quindi anche consiglio appunto dei ragazzi. Poi ancora un altro criptato che è appena arrivato, come cultura e manifestazioni siamo al primo posto in provincia, dice Mariella. Volta è stata piena di feste, bravi anche, quindi magari dopo facciamo anche un leggero consuntivo insomma delle feste, sì, che hanno animato Volta Mantovana. Per quanto riguarda, a proposito i ragazzi, si parla tante volte anche di laboratori didattici. Voi come siete messi insomma? Noi abbiamo iniziato lo scorso anno con i laboratori didattici, ovviamente all'interno del palazzo e della mostra permanente di Palazzo Gonzaga, quindi delle cucine. Con dei buoni risultati, perché per essere il primo anno e siamo partiti a inverno già inoltrato, erano oltre 500 i ragazzi che sono venuti da diverse parti d'Italia, devo dire del nord Italia, quindi sia dal Veneto che dalla Lombardia, per conoscere la realtà di Volta Mantovana, ma soprattutto appunto quella del Rinascimento, a cui noi ovviamente ci rifacciamo. E quest'estate partiamo, questo nuovo anno scolastico ovviamente partiremo in anticipo, avendo avuto un know-how rispetto all'esperienza dell'anno passato, con una giornata di presentazione dei laboratori che sarà il 16, domenica 16 di settembre, con mercanti a corte, quindi verranno presentati dalle 16 alle 18 tutti i laboratori dedicati ai ragazzi e alle famiglie, quindi possono partecipare anche i genitori, che poi saranno bene o male gli stessi riproposti durante l'anno scolastico alle classi che vorranno aderire. In quella stessa giornata, quindi sempre il 16 alle ore 17, abbiamo già mandato gli inviti a tutte le scuole perché i docenti possono venire a conoscere nello specifico e effettuare la visita guidata, ovviamente gratuita anche questa, conoscere nello specifico come saranno strutturati i laboratori. Oltre alla cucina che avevamo già cominciato, la spezieria e lo scriptorium, quest'anno abbiamo aggiunto, a grande richiesta da parte delle insegnanti delle scuole dell'infanzia, un laboratorio dedicato appunto ai bambini delle scuole dell'infanzia, che abbiamo chiamato A Caccia di Tracce, dedicato ai cani di Palazzo Gonzaga, perché non so se tutti lo sanno, ma c'era questo cane a Palazzo, Tampellon, di cui abbiamo ripreso la lapide e rimessa al posto originario di fianco alla cucina, che era il cane del cuoco del palazzo, a cui questo cuoco ha dedicato questa lapide con un'incisione anche molto simpatica, perché pare che sia morto proprio lì di fianco a lui, di fianco al fuoco dove il cuoco preparava il cibo, e fosse anche molto grasso, molto ben messo. Infatti questa lapide è tipico simpatica. Tipico dei cani dei cuochi. Sì. Va bene. Quindi l'anno scorso non avevamo laboratori per la scuola dell'infanzia e tante insegnanti ce l'hanno chiesto. Allora abbiamo pensato di dedicare questa parte, che è anche simpatica per i bambini, certo, anche un po' di immaginarsi come fosse Tampellon. Certo. Quindi passando un po' alla fase creativa del disegno, dopo aver conosciuto quello che è l'ambiente delle cucine di Palazzo Gonzaga. Questo tutto quanto ha detto in che giorno? Allora, le presentazioni saranno il 16 di settembre dalle ore 16 alle ore 18, quindi con questo evento che abbiamo chiamato Mercanti a Corte, dedicato alle famiglie e ai ragazzi. L'apertura ai docenti sarà alle ore 17 con la presentazione proprio dei laboratori nello specifico, e poi tutti i laboratori partiranno da quando le scuole vorranno venire. Quindi bello, noi siamo già pronti. Io chiedo scusa se allargo sempre un attimino le cose, ma mi è capitato l'altro ieri di vedere un documentario su Pompei, per esempio, no? Su una rete italiana, ho riconosciuto un'archeologa che si chiama Bethany Hughes, mi fa anche piacere che è un'amica personale, lavora per la BBC ed è di Londra. Ah. C'era poi un'altra archeologa che era indiana, eccetera. Ecco, lei parlava di Rinascimento. Quando cominceremo noi italiani a valorizzare noi? Cioè devono arrivare dall'Inghilterra e dall'India. Sì.
No, capisco, ecco. questa perplessità. Cioè, ho visto un'amica, mi ha fatto anche piacere, però al tempo stesso mi ha fatto anche molta rabbia, ma non poca, proprio molta rabbia. No, devo dire che è condivisibile. È anche bello che ci riconoscano e che quindi archeologi piuttosto che altri studiosi storici vengano a studiarci direttamente portando qui, perché ci riconoscono un valore aggiunto che altri paesi non hanno dal punto di vista storico. Per quanto ci riguarda, la direttrice del nostro museo, l'archeologa Lisa Cervigni, che saluto, che ci aiuta e struttura tutte queste attività in laboratori, piuttosto che Rinascimento dei Sensi, che ormai è la nostra, mi viene da dire dal punto di vista culturale, è il nostro mascotte da questo punto di vista. Però ha fatto un grande lavoro anche di, è stata quella che ha fatto gli scavi, quindi comunque, ed è nostra vicina di casa perché è originaria di Solferino, quindi per fortuna con lei giochiamo almeno in casa e si è appassionata al nostro almeno palazzo. Almeno diciamo che dal piccolo, dalla base, no? Quando si, come dicono i politici in voga in questo periodo, inizia dalla base, quindi dai comuni almeno la valorizzazione delle proprie. Sarebbe bello che arrivasse anche dall'alto, ma comunque. Allora, le leggo i messaggi. Creiamo una band voltese che faccia musica rinascimentale rock, insomma, praticamente si ricorda Rondò Veneziano? Ecco, praticamente fate un Rondò Voltese. Bello. Allora, poi ancora, signora, parlato, il comune ha un ufficio che mi aiuta a calcolare le tasse. Beh, vabbè, questo è importante anche a livello. L'ufficio tributi è come un'apertura normale dalle 8 alle 13. Dal lunedì al sabato più il venerdì pomeriggio, perché adesso dopo la chiusura estiva anche il venerdì pomeriggio ricomincia ad essere aperto. Anche tasse extra, prima per esempio era arrivato un messaggio a Romeo Faganelli, era arrivato per esempio un messaggio sulle tasse universitarie, che in Italia ci sono, in Europa no, per esempio. No, da quel punto di vista lì no, parlo di tasse comunali, IMU, eccetera. Allora, signora Palato, il comune è un ufficio. No, questo l'ho appena letto, chiedo scusa. Allora, parlato, le prossime manifestazioni quali sono? Perché io sono di Valeggio e vorrei esserci con mia moglie, dice appunto Arturo, che ci scrive da Valeggio. Allora, per le prossime manifestazioni, adesso per quanto riguarda la cultura, ricominceremo con il Rinascimento dei Sensi, come dicevo, dalla caccia al tesoro di Halloween il 31 ottobre, che ormai è un appuntamento assodato e che funziona molto bene, sia per bambini che non, perché si divertono anche un sacco i genitori, lo posso. Un sacco di più. Anzi, di più, devo dire. Poi tutte le date, comunque tutto quello che riguarda sia le manifestazioni appunto culturali, piuttosto che proprio le manifestazioni come Vini Passiti, il Convivium Voluptatis, eccetera, vengono sempre pubblicate sia sul sito del Comune di Volta Mantovana, abbiamo la pagina ufficiale Facebook Comune Volta Mantovana e abbiamo creato anche proprio una pagina che è Volta Mantovana Eventi, dove si possono trovare nello specifico tutti i programmi, le attività, le cene, eccetera, che vengono appunto fatte durante tutto l'anno. Quindi per maggiori informazioni io adesso lo rimanderei al Volta per Star Bene, che siamo a fine ottobre, primi di novembre, però l'assessore alle manifestazioni potrà essere più preciso. Lo inviterei a consultare le nostre pagine. Certo, poi il paese più sensuale della provincia di Mantova, perché si sta. No, era arrivato il messaggio prima. Il Capunsella deve tornare in centro, sarebbe bellissimo nelle scuderie o nei giardini come i Passiti, dice Pietro. Quindi. Ah, già. Poi ancora Laura, avete una guida eccezionale, il grande Bertaiola, dice Ugo Di Goito. Bene, riporterò i complimenti a Luciano. Benissimo. Allora, siamo addirittura d'arrivo. Vorrei chiedere a Laura Parlato, assessore di Volta Mantovana, come vuole chiudere, insomma, gli appuntamenti. Ce ne sono altri eventualmente che vuole ricordare o? No, sono questi, invito davvero tutti a partecipare il 16, esatto. E ringrazio tutti quelli che quest'anno numerosissimi sono venuti all'estate a Palazzo, perché concludiamo mercoledì sera, ecco l'ultimo appuntamento, mercoledì 12 con i Controsenso, un duo molto giovane che ci riporta cover
in maniera riadattata e anche molto simpatica, sia italiane che straniere, e con loro concludiamo i mercoledì sera dell'estate a Palazzo, che sono stati quest'anno ricchissimi, dal teatro, da Romeo e Giulietta a diversi tipi di musica, e un po' per tutti i gusti, per tutte le orecchie, diciamo così, e anche letture e poesie. Quindi quest'anno, oltre al cinema, è all'aperto, che è ormai assodato nel mese di luglio. Quest'anno l'estate a Palazzo ha visto davvero una grande varietà, e devo dire che sia i voltesi che non, perché arrivavano da un po' tutta la provincia di Mantova e di Verona, l'hanno molto apprezzata. Bello, a volte per star bene poi è ok, mm-hmm. Veramente, quindi un bel appuntamento di cui comunque parleremo adesso nei prossimi tempi, insomma. Certo. Grazie a Laura Parlato, assessore di Volta Mantova. Grazie a voi. Grazie.